Buon pomeriggio signori e signori, qui dallo stadio di Milano dove si affrontano per la quarta partita della Coppa Italia Inter-Padova, valevole per il primo turno di Coppa Italia. I nerazzurri contro i giocatori veneti del Padova si affrontano per questa sfida, ricordando che la vincente dell'incontro affronterà all'Olimpico la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. Ecco lo schieramento dei nerazzurri: Giulio Cesar, Zanetti, West, Bergomi, Roberto Carlos, Cambiasso, Matheus, Bergkamp, Figo, Klisman e Mazzola. In panchina Zenka, Bremen, Vieira, Jorkeif, Ronaldo, Zamorano e Meazza. Allenatore Herrera. Elenio Herrera, il grande, il mago, mentre attendendo la grafica per la formazione del Padova che schiera Abbiati, Mannini, Apolloni, Lalas, Francesco Coco, Donato, Di Livio, Camoranesi, Verderrama, Galderisi e Goran Vlahovic. In panchina Olmerta, Firicano, Pellegrini, Silas, Taddei, Karembu e Kanu, ex di turno. Quasi tutto pronto per l'incontro. La Roma attende l'esito di questo incontro per sapere qual è il prossimo avversario dei quarti di finale. Tutto pronto, si parte. In possesso palla l'Inter con Taliba West che scambia con Cambiasso, Bergomi, Matheus. Ancora il tedesco che avanza, serve l'altro tedesco, Klisman, che mette un pallone al centro per Figo, aggancia ma viene fermato da Francesco Coco. Ancora Inter in possesso palla con Zanetti, Bergkamp, tiro deviato in calcio d'angolo. Rivediamo l'azione precedente dell'Inter con l'olandese che di prima intenzione, ma il pallone viene deviato in angolo. Inquadrato l'olandese proveniente dall'Ajax, dalla bandierina Roberto Carlos, mette al centro questo pallone, mischia in aria, poi spazza via, poi Figo, Zanetti mette al centro, Camoranesi devia, Cambiasso, ancora Zanetti, Cambiasso, fermato da Galderisi. Riparte il Padova con Vlahovic, anticipato da Matheus, anzi fermato da Matheus, poi Roberto Carlos. Ancora Inter in possesso palla con Matheus, avanza il tedesco, 97 Livio lo supera, poi Roberto Carlos, Roberto Carlos cerca il cross, si accentra, Mazzola al limite, Bergkamp, pallone messo al centro, Zanetti tutto solo davanti a Biati, ma viene fermato da Coco e poi la difesa del Padova spazza. Figo, West, Bergkamp, Zanetti, Xavier Zanetti viene fermato da Mauro Camoranesi. Riparte il Padova, Lalas, lungo il pallone per Galderisi ma anticipato da Matheus. Riparte l'Inter, ancora l'olandese, Matheus, Mazzola, fermato da Delivio, ma riprende palla Mazzola, caparbiamente ancora Mazzola sulla fascia, cerca di superare i due avversari ma viene bloccato da difensore del Padova e riparte il Padova con Galderisi molto arretrato in questo incontro, West, Bergomi, Cambiasso, Zanetti, pallone per Bergkamp davanti a sé, Verderrama, ancora Cambiasso, ancora Figo, lungo il lancio a cambiare il gioco per Mazzola. Sandro Mazzola mette al centro questo pallone ma finisce in calcio d'angolo.
deviato da Moreno Mannini, dalla bandierina Roberto Carlos. 18 di gioco, cross messo al centro, Klisman anticipato da Lalas, poi Figo, stop, tiro deviato in calcio d'angolo. Angolo per la squadra nerazzurra quando siamo giunti quasi al 20° minuto di gioco. La disperazione di Luis Figo. Roberto Carlos dalla bandierina. Parte il cross. Ecco il cross al centro. Bergomi. E poi Garderisi addirittura a spazzare via. Mazzola fermato. Forse c'è stato un contatto in aria, ma l'arbitro ha lasciato proseguire. Possesso palla adesso per il Padova che batte questo fallo laterale. Pallone per Verderrama. Garderisi. Ancora Verderrama. Passaggio per Apolloni che insegue questo pallone. Poi mette in avanti Zanetti. Aggancia. Serve Roberto Carlos per Klisman. Fermato da Donato. Lalas. Garderisi. Non c'è niente. L'arbitro lascia giocare. Possesso per l'Inter. Adesso Apolloni. Sbaglia tutto. Figo. Klisman davanti all'Alas, fermato, e poi Verderrama. Riparte il Padova con Camoranesi. Francesco Coco, lungo per Verderrama, ma viene anticipato. Figo. Backcamp, allarga per Mazzola. Sandro Mazzola aggancia questo pallone, mette al centro il pallone per Klisman, ma l'Alas salta prima e allontana il pallone. Allontana il pallone dall'area di rigore, dove Galderisi gestisce al centrocampo, ma torna all'indietro per Mannini. È lungo il pallone per Galderisi. Verderrama. Camoranesi. Ancora Camoranesi sul pallone. L'Italo argentino sul pallone davanti a un altro argentino. Puro sangue come Cambiasso, ma viene fermato e riparte da Zanetti. Anch'essi un argentino dell'Inter, il super capitano dell'Inter. Figo. Allarga il pallone cambiando di gioco per Mazzola, che dà all'olandese Beckham. Ancora Mazzola in aria, fermato da Mannini. L'arbitro, c'è stato uno scontro fra i due, ma l'arbitro l'ha lasciato proseguire, dove il pallone ancora è in possesso palla dell'Inter, sempre nella rete del campo del Padova, con Figo che gestisce il pallone indietro per Cambiasso, dove cerca di avanzare lentamente. Donato davanti a sé, se come un muro lo ferma. Vlahovic supera la rete del campo del Padova, avanza, torna indietro per Verderrama, che allarga sulla fascia il lungo pallone per Garderisi, ma viene pescato in fuorigioco. Fuorigioco per Garderisi. In questo momento andiamo a rivedere questo fuorigioco, che c'è stato tutto quando siamo al 36esimo minuto di gioco, quasi 37 di gioco. L'Inter riparte con questo calcio di punizione, dove Roberto Carlos serve Mateus e dà a Beckham, fermato da Verderrama, e calcio di punizione ancora per l'Inter. Cambiasso sul pallone, andiamo a rivedere il replay. Infatti il contatto c'è, e forse ci poteva stare anche un cartellino, ma non si è visto chiaramente il fallo. Mateus dalla battuta mette al centro questo pallone. Sbaglio, un errore fra Abbiati e Mannini, ma l'Inter non ne approfitta. Mateus. Roberto Carlos al centro per Klisman, ma il solito Lalas lo ferma. Poi Verderrama di testa per Galderisi, indietro per Apolloni. Apolloni sulla fascia per Camoranesi, che avanza tranquillamente con molta calma, servendo Francesco Coco, che cambia il gioco all'indirizzo di Livio. Di Livio sulla fascia destra con molta calma cerca di superare Roberto Carlos e Mateus, ci riesce, e poi serve Donato. Donato per Verderrama, ancora Donato sul pallone, allarga per Mannini, il terzino che si porta in avanti. Mannini all'indietro per Delivio. Delivio davanti a sé Mateus, poi scambia con Moreno, Moreno Mannini, il pallone davanti a sé Roberto Carlos, cerca di superarlo, gestisce il pallone ancora il Padova con Camoranesi per Verderrama, che siamo quasi al limite di gioco. Pallone spazzato via dall'Inter, riparte con Figo in contropiede. Figo, Cambiasso,
lungo pallone in avanti per Klisman, davanti a sé Apolloni e Lalas lo supera ed entra in area, larga per Fico che mette al centro per Mazzola che viene anticipato dai difensori del Padova. Riparte Matteus, ancora scambio fra i giocatori dell'Inter, Mazzola fermato da Mannini, Mazzola ancora, Mazzola che recupera palla, entra in area Mazzola e poi Apolloni allarga il gioco per Coco Camoranesi e in questo istante finisce il primo tempo sul risultato di 0-0 fra Inter e Padova. Ci risentiamo fra pochi minuti per il secondo tempo. Ed eccoci qui per il secondo tempo che riparte col Padova in possesso palla, Apolloni in avanti, pallone ripreso dall'Inter con Cambiasso che gestisce per Figo. C'è stata una sostituzione e intanto Klisman impegna Abbiati, una sostituzione da parte del Padova, esce Vlahovic ed entra Cano. Colpo di testa di West. Di Livio, Mannini in aria per Galderisi, ma Bergomi sbaglia il controllo e mette in calcio d'angolo. 49 di gioco, Verderrama, il colombiano Carlos che batte questo calcio d'angolo, pallone al centro, Donato mette sopra la traversa, Giulio Cesar riparte per l'Inter, West, Cambiasso, ancora West, Zanetti, cambia il gioco Zanetti verso Mazzola che di testa viene fermato da Di Livio, poi Verderrama, Mannini, Di Livio, Galderisi, Galderisi sulla fascia davanti a sé Bergomi ma poi indeteggia, poi Di Livio lo serve ma sbaglia il controllo ed è fallo laterale per i nerazzurri. Ripartono con Matteus, Sandro Mazzola, passaggio per Ronaldo, ah è entrato pure Ronaldo a posto di Klisman, Figo al centro, Lalas devia, Beckham stop, tiro e palla fuori di un soffio, con Abbiati battuto l'Inter, rivediamo questa azione, il tiro di Figo, la deviazione di Lalas, fuori area il tiro di Beckham, l'olandese Dennis Beckham che mette fuori di un soffio, poteva essere il gol dell'1-0. Cano di testa, ancora l'olandese Beckham verso Ronaldo, ma riparte il Padova con Verderrama, Camoranesi controlla il pallone, poi serve Donato che dava per il giocatore Cano, ma il pallone viene fermato dai nerazzurri che ripartono con Zanetti, con molta calma sulla fascia serve Figo, in avanti Figo cerca di trovare spazio ma davanti a sé Coco, torna indietro, ancora il scambio fra Zanetti e Figo. Ancora il capitano Zanetti sul pallone, davanti a sé Caporanesi, cerca con una finta di superarlo, mette al centro per Ronaldo, il colpo di testa del fenomeno, ma il pallone viene controllato ancora dal giocatore del Padova perché ripartono in contropiede con Galderisi, ma bloccato da Bergamo, da Bergami, Bergoming. Pallone per l'Inter, il lungo lancio, stop di Zanetti, mette al centro e Abbiati ferma tutto, poi riparte il Padova con Donato per Cano. Cano che supera la metà campo del Padova e dà per Verderrama, ma il pallone è sempre tra i piedi dei giocatori nerazzurri. Roberto Carlos in mezzo per
Beckham, Ronaldo, il tiro di Ronaldo, il pallone che finisce fuori. Altra azione pericolosa dell'Inter. Rivediamo lo scambio tra l'olandese Dennis Bergkamp e Ronaldo, il fenomeno che stoppa e si gira e tira con Abbiati, ancora battuto, ma il pallone finisce fuori di un po', di qualche millimetro o centimetro. 67 di gioco, West, pallone sbagliato e arriva Di Livio, mette al centro Di Livio, Canu si allontana mentre Galderisi non arriva, poi Bergomi sbaglia il passaggio, Bergomi serve Galderisi ma West lo ferma e riparte Roberto Carlos che esce questo pallone sulla fascia per Mazzola, Sandro Mazzola supera la metà campo dell'Inter e lungo il lancio per Ronaldo che aggancia, si gira il tiro ed è gol! Gol dell'Inter, Ronaldo, il fenomeno Ronaldo mette in rete l'1-0. Battuto Cristian Abbiati. Cambia il risultato qui a Milano, Inter 1, Padova 0. E con questo gol l'Inter vede vicini i quarti di finale. È quasi pronto il Pullman per andare a Roma. Vedete il gol di Ronaldo, servito da Sandro Mazzola, con un bellissimo passaggio. Il brasiliano aggancia il pallone, si gira e poi controlla con un destro, batte Abbiati. 1-0 per l'Inter. Intanto c'è una sostituzione, esce Mazzola ed entra Yuri Djokeev. Vedete inquadrato Sandro Mazzola, il grande Sandro Mazzola. Adesso Cano, Apolloni, lungo pallone in avanti. Riparte ancora l'Inter con Roberto Carlos, Bergkamp, Dennis Bergkamp, sempre Matheus che scambia il gioco, cambia gioco verso Figo, Cambiasso, Bergkamp, tiro smorzato e poi fermato, pallone per Galderisi, può partire contropiede, Canu, ma viene fermato da West, poi Galderisi indietro per Vederama, ancora Galderisi cerca il filtrante per Camoranesi, ma viene fermato, di testa parte Djokeev, fa ripartire l'Inter che poi Bergkamp dà larga per Figo, Figo ancora per Bergkamp, Bergkamp viene fermato da Vederama, poi Camoranesi serve Canu, Canu in indietro ancora per Vederama, filtrante per Galderisi, Galderisi per Di Livio, Di Livio cerca il pallone al centro e poi Roberto Carlos ferma tutto e fa ripartire l'Inter che con Yuri Djokeev torna in indietro, ancora Roberto Carlos, Djokeev gestisce pallone il francese che serve Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo e poi viene fermato dall'Alas, sembrava che ci fosse stato un contatto fra il brasiliano e l'americano, rivediamo, viene fermato in, ma forse non c'è stato nemmeno il tocco di Lalas, quindi sarebbe, è infatti, ah no, è punizione per l'Inter, forse era fuori gioco o fallo di Ronaldo, non si è capito bene. Matheus, Djokeev per Bergkamp, Roberto Carlos cambia gioco per Figo, stop di Figo, Zanetti, finta, Zanetti mette al centro e parata di Abbiati. 83 minuti di gioco, Inter sempre in vantaggio per 1-0. Adesso è sempre l'olandese, forse il migliore in campo, che serve, cercava Djokeev ma viene fermato da Mannini. Di Livio ancora scambia con Moreno Mannini, stop di Pesto, stop di Galderisi ma viene fermato dal muro dei centrocampisti dell'Inter. Pallone per il Padova, Ronaldo in aria, Ronaldo, il tiro di Ronaldo ed è gol, 2-0 per l'Inter, 87 minuti di gioco.
Ronaldo mette in rete il 2-0. Ecco il balletto del brasiliano nella bandierina del calcio d'angolo. 2-0 per l'Inter. Rivediamo il gol del giocatore del giocatore brasiliano, il tiro servito da Beckham, è il tiro ed è 2-0, niente scampo per Abbiati. Rivediamo ancora, grande passaggio di Beckham, poi Ronaldo, la doppietta per lui. L'Inter mette una grande ipoteca in questa partita, tutto pronto per i quarti di finalmente. C'è una sostituzione, entra Taddei e Silas per Di Livio e Galderisi. 88 minuti di gioco, pallone messo al centro, Bergomi, West, pallone per Roberto Carlos, ancora Roberto Carlos, Bergomi, colpo di testa di Figo all'indirizzo di Zanetti, ancora Figo, Zanetti all'indietro per adesso Verderrama. 2-0 per l'Inter, quasi ricordando che alle 18 c'è l'incontro valevole per la Coppa Italia, la quinta partita in programma è Lazio contro il Genova all'Olimpico di Roma. Ed è finita, due gol di Ronaldo al 71esimo e all'88esimo, 2-0 per l'Inter, l'Inter va ai quarti di finale. Non mi resta che salutarvi a tutti e ci sentiamo alle 16.